Una neonata associazione, un'associazione giovane, l'associazione Canavais, nata per promuovere il territorio. Sì, assolutamente, è l'intento dell'associazione quello di voler promuovere, valorizzare il territorio del Canavese, in quanto ha tante caratteristiche e tante peculiarità che variano in base al territorio. A pochi chilometri di distanza da una località all'altra, il terreno e diciamo anche le caratteristiche cambiano, quindi noi vogliamo portare tutte queste caratteristiche a far conoscere, e quindi oggi e domani ci sarà questo primo evento enogastronomico, ma un domani magari può esserci una fiera, una mostra, qualcosa legato all'arte, alla cultura del Canavese, perché è un territorio vasto e che deve essere conosciuto tutto secondo noi, anche perché appunto è importante portare principalmente a casa dei valori che abbiamo e che dobbiamo assolutamente coltivare. Iniziate con un evento di rilievo, quindi Canavese in un bicchiere. Sì, direi un buon punto di partenza. Abbiamo appunto 28 aziende del Canavese. Inizieremo con un convegno, ci saranno 10 relatori, rappresentanti istituzionali a livello regionale e nazionale, rappresentanti del mondo delle imprese, delle associazioni di categoria, quindi direi un buon punto di partenza. Essere riusciti a portare a Coirgnè, in Canavese, 28 aziende, 28 imprese che lavorano sul nostro territorio. L'evento proseguirà anche domani, domenica 6 novembre. Sì, esatto, sia oggi sia domani alle 17 alle 22 sarà aperta l'esposizione, sarà possibile degustare i vini e i prodotti degli espositori attraverso l'acquisto del calice. Oggi alle ore 17 sarà il convegno e domani alle ore 18 saranno delle masterclass, quindi dei momenti di approfondimento con l'associazione Giovani Vignaioli Canavesani, e fino alle 22 sarà possibile degustare i vini dei produttori. Quindi rinnoviamo a tutti l'invito di partecipare al nostro evento domani, domenica. Appunto, come ha detto Alessandro, ci saranno delle masterclass, quindi dei percorsi da fare con il vino molto interessanti, e noi non possiamo fare che altro che aspettarvi qui alla manifattura a Coirgnè. Grazie.